Lei ha accompagnato sua madre questa mattina, quanti anni ha la signora? 90 a marzo, fra pochi giorni 90. Ieri sera ero un po' giù perché gli ho detto: mamma, come ti viene te la prendi? È rimasto un po', ho detto: ma tu che stai dicendo? Allora non ci vado. No, ho detto, adesso andiamo. Stamattina abbiamo preso una macchina apposta, siamo venuti e siamo contenti. Siamo venuti con molto contenti, abbiamo trovato brava gente, lo devo dire forte, perché se ne trovano poco, ma in questo caso molto bravi. Allora, ieri sera lei ha dormito pensando che stamattina doveva venire qui in ospedale per il vaccino? Sì, pensavo. E aveva paura, però l'ho fatta forza. Già fatto il vaccino? Sì, l'ho fatto già. Tutto a posto, la ringrazio. Che sensazione ha provato quando entrava l'ago? Non pensavo che sentiva più dolore, però non ho sentito niente. Ma lei stanotte ha dormito pensando che stamattina doveva fare il vaccino? No, mi sono scordato parecchie volte. Ma adesso si sente più tranquillo che ha fatto il vaccino? Sì. Posso chiedere la sua età? Quasi 90. No, io ho quasi 85 anni. L'ho trascorso normalmente, come tutte le altre volte. Adesso si sente più tranquillo? Sicuramente. Mi sono tolto il pensiero di un'eventuale infezione da parte del Covid. Aspettava con ansia questo giorno? Ansia proprio no, però aspettavo che mi facessero il vaccino per non tenere più preoccupazioni. Nessuna folla, ma tanta emozione per molti il regalo di San Valentino. È stata vissuta così la prima giornata, il V-Day per gli anziani, la nuova fase che oggi anche in provincia di Salerno ha dato il via alla prima dose di somministrazione del vaccino agli over 80 di coloro che hanno presentato la loro adesione all'immunizzazione. Per il primo giorno 120 le persone prenotate al centro vaccinale Covid dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove oggi è partita la campagna vaccinale per gli ultra ottantenni da parte dell'ASL di Salerno. Il piano vaccinazione interesserà oltre 27.000 cittadini residenti in provincia di Salerno. 5 gli hub di riferimento, il Ruggi ma anche gli ospedali di Nocera Inferiore, Battipaglia, Polla e Vallo della Lucania. Alle ore 10 di questa mattina, quando con le nostre telecamere abbiamo avuto accesso al centro vaccinale Covid, accolti dal direttore generale del Ruggi, il dottor Vincenzo D'Amato, e dal responsabile del centro, il direttore Francesco De Caro, il totale dei vaccinati era già di 44 nonni, di cui 8 ultra novantenni e 36 ultra ottantenni. Tutto si è svolto senza difficoltà, brevi le attese. È stato consentito accompagnare in auto le persone che si sono sottoposte al vaccino fino all'interno dell'ospedale, nei pressi delle scale che danno accesso proprio al CUP. Prima la registrazione, la verifica dei dati, poi il braccialetto, fino a giungere all'ambulatorio per la somministrazione del vaccino. Il primo ad essere vaccinato è stato un ultra novantenne. Il loro desiderio è stato realizzato, diciamo che hanno avuto un bel regalo di San Valentino e qualcuno ce lo sta anche confermando. Abbiamo organizzato il tutto proprio per accogliere nel miglior modo possibile. Abbiamo il nostro staff, abbiamo l'aiuto anche degli allievi delle professioni sanitarie, di medicina, che ci danno un valido aiuto, tant'è che l'accoglienza per loro, vedersi accolti dai giovani, forse li rianima e li rincuora ancora di più. Anche se loro vengono con questo forte desiderio di vaccinarsi, una seria convinzione. Sono state complicazioni rispetto alle prime somministrazioni questa mattina degli ottantenni, ma ci sono stati anche dei novantenni. Sì, noi abbiamo avuto, al momento abbiamo vaccinato già 9 ultra novantenni, nessuna complicazione, anzi diciamo che hanno una bella tempra dura, li vediamo arrivare accompagnati, qualcuno in modo autonomo, ma senza nessun grosso problema dopo la vaccinazione, anzi nessuno proprio. Da sottolineare l'importanza della vaccinazione, ormai si è quasi completata tutta la struttura qui al Ruggi, tutti gli operatori sono stati vaccinati, in pratica adesso si va avanti, l'obiettivo è quello di allargare sempre più la popolazione dei vaccinati. Qual è invece adesso al momento la situazione contagi anche in questo ospedale? La situazione contagi, proprio grazie al vaccino, è ormai sotto controllo. Non abbiamo più operatori se non quelli non vaccinati
che molto raramente stiamo scoprendo essere positivi, ma parliamo di una persona, massimo due persone, mentre tutti i vaccinati ormai non stanno più avendo problemi e quindi sembrerebbe che fra gli operatori sanitari la paura ce la possiamo mettere alle spalle. Da più parti viene richiesto anche, soprattutto per queste fasce di età, di poter essere vaccinati a casa. Diventa più difficile per il Ruggi questa procedura? Purtroppo per noi è molto difficoltosa, ma più che per il Ruggi in generale con la tipologia di farmaco. Come ormai è ben noto, sono farmaci che devono essere maneggiati in un determinato modo, bisogna rispettare la catena del freddo e anche l'agitazione stesso del farmaco, questo ce l'insegnano le dottoresse. Ricordiamoci sempre che noi abbiamo l'allestimento che viene seguito dalla farmacia ospedaliera con un gruppo dedicato ad allestire il farmaco in modo preciso per rispettare la qualità. Loro non si sentono di garantire la stessa qualità se il farmaco dovesse andare in giro, quindi viene allestito come vengono allestiti i farmaci più delicati, più attenzionati, nel miglior modo possibile. Quindi è l'unico modo per farlo è farlo in azienda.